A Rocca San Giovanni c'è la Cantina Frentana, c'è dal 1958, e c'è la Torre Vinaria. L'ha inventata un enotecnico, tale Emilio Sernagiotto. Qui le uve venivano portate alle vasche dell'ultimo piano, dove iniziava il processo di vinificazione. Tutte le fasi avvenivano per gravità, senza impegno di energia e in pieno rispetto del prodotto. Praticamente una start-up. E qui all'ultimo piano, la sala esperienziale, si sono dati appuntamento startup di oggi, tutte made in Abruzzo, pronte a sfidare il resto d'Italia in un confronto firmato CNA, che si chiama Cambiamenti. Abbiamo invitato delle nuove imprese, delle start-up che per noi sono le imprese nate del 1 gennaio 2018, perché gli chiederemo di candidarsi a questo premio che avrà scadenza il 30 settembre 2022, quindi fra qualche giorno entra in scadenza. Siamo orgogliosi di questo premio perché per noi è una grande occasione per capire e intercettare quali sono le iniziative imprenditoriali che iniziano a prendere forma anche in questo periodo di post pandemia. Ne abbiamo scoperte molte molto interessanti che vanno dall'energia, soluzioni digitali per rendere più competitive le imprese, al mondo del benessere, dell'innovazione sociale e soprattutto anche sulla riscoperta del territorio. Siamo giunti quest'anno alla sesta edizione e per noi, devo dire la verità, è un vanto anche a livello nazionale perché abbiamo ottenuto sempre dei buoni, ottimi risultati direi. Siamo arrivati sempre nelle finali nazionali, sempre nei primi 10, le start-up che abbiamo portato noi, e addirittura abbiamo avuto l'onore, 3 anni fa con la precisione, di addirittura avere un nostro candidato primo nelle selezioni nazionali. È un'opportunità proprio, visto nel periodo storico in cui ci troviamo, di crisi e di tutto quello che ci circonda, proprio come appoggio, come consulenza e come crescita all'interno di una nuova start-up. Questo numero di partecipanti non è solo un numero, ma testimonia, diciamo così, la vitalità che questa nostra provincia continua a mantenere, la vitalità che i giovani che vivono nel nostro territorio continuano a dare al nostro tessuto economico. Ed il bello è che almeno in teoria ci sono anche i soldi per queste start-up. Questo scorcio di programmazione comunitaria favorirà il nostro territorio in maniera significativa, perché probabilmente da oltre 20 anni mai si era vista una tale massa ingente di risorse a disposizione delle imprese che vogliono innovare.